Salvatore, prima dell'inizio di questa intervista hai detto una cosa in campo. Oggi stasera non ho giocato benissimo, però l'avete portata a casa. Raccontaci un po'. Beh, ma questo fa parte un po' del calcio in generale. Ci vuole un po' di fortuna, al di là della bravura, delle gesta tecniche, di quello che si viene messo, che viene messo poi in campo, ci vuole un pizzico di fortuna. Stasera non è stata una delle mie migliori gare che ho disputato, però un po' grazie ai miei compagni, un po' grazie alla fortuna, poi qualche intervento comunque l'ho fatto, siamo riusciti a portare il risultato a casa, quindi ben venga così. Qual è stato secondo te, diciamo, il fattore determinante poi per quel più due che ha chiuso la partita? Il fattore determinante è stato che comunque noi siamo una squadra che fino alla fine è viva, l'abbiamo dimostrato precedentemente nelle scorse gare. Abbiamo ripreso una partita agli ultimi minuti, comunque non abbiamo mai smesso di lottare anche quando eravamo sotto di più gol e che apparentemente sembrava finita la gara, quindi noi non molliamo mai e questo diciamo che è, anche se vogliamo, il motivo per cui ogni tanto la fortuna bussa alla nostra porta. Ultima domanda, che è la stessa che ho fatto anche nella precedente partita, siamo più o meno al giro di boa del campionato, che somme si possono iniziare a tirare? Non tiriamo somme, ogni partita, oggi potevamo perderla come le altre volte, potevamo vincerle, invece le abbiamo perse, quindi no, non tiriamo somme, fino alla fine testa bassa e vediamo quello che viene fuori. Grazie mille. Grazie a te.